Buonasera, ben ritrovati ad una nuova puntata di Parole in Piazza, il nostro talk show settimanale, come sempre in diretta dallo studio 1 di Telepavia a Vigevano. Questa sera si prospetta una serata abbastanza frizzante, perché parleremo di un importante progetto infrastrutturale che è la superstrada Vigevano-Malpensa. Come vedete nella nostra sovraimpressione, il titolo esatto di questa serata è Vigevano-Malpensa, priorità o problema, e lo faremo con tanti ospiti in studio come sempre, con una puntata unica, non la divideremo in due come tante altre volte, e lo faremo con degli ospiti davvero illustri. Ma prima di iniziare a presentarvi, a fare la carrellata di ospiti, io vi presento oggi un'importante iniziativa che parte questa sera. Io vado a prendere il mio iPad. Perché? Perché questa sera saremo in diretta per la prima volta su Facebook, quindi potrete seguirci anche sulla nostra pagina Facebook di Telepavia, e in più, seguendo ovviamente la diretta, potete commentare nell'apposito spazio dedicato ai commenti e fare rivolgere ovviamente anche delle domande ai nostri ospiti. Quindi un altro passo avanti che la nostra emittente sta facendo, un passo avanti tecnologicamente parlando molto importante e molto significativo, che vuole garantire trasparenza ma che vuole garantire anche la giusta partecipazione di chi ci vede nei confronti dell'emittente televisiva e, perché no, dei tanti ospiti che tutte le sere ci continuano a carrellare nella nostra piazza, nella piazza di Telepavia, nella piazza di tutti i pavesi. Quindi io vi ricordo, seguiteci sulla nostra diretta Facebook, sulla nostra pagina, e commentate oppure rivolgete delle domande ai nostri ospiti. Io, come dicevo, abbiamo tanta carne al fuoco questa sera, parleremo di questo importante progetto infrastrutturale e vi presento subito gli ospiti con cui andremo a discutere di questo progetto che tanto ha fatto discutere e ancora tanto sta facendo discutere. Parto come sempre dalla mia estrema destra, abbiamo con noi Giovanni Pioltini, sindaco di Albairate, buonasera e benvenuto. Buonasera. Con noi anche Cesare Nai, sindaco di Abbiategrasso, benvenuto, buonasera, grazie di aver accettato il nostro invito. Abbiamo con noi anche Arianna Censi, vice sindaco della città metropolitana di Milano, con delega quindi alle infrastrutture. Esatto. Grazie mille. Buonasera. Con noi anche Chiara Calati, sindaco di Magenta, benvenuta che sindaco. Buonasera, grazie. Con me anche Gioia Gibelli del Parco del Ticino, consigliere del Parco del Ticino, con delega alle infrastrutture ovviamente. Il sindaco, ovviamente, il padrone di casa, il sindaco di Vigevano, Andrea Sala. Con me questa sera c'è anche un collega, Paolo Barni. Benvenuto Paolo, grazie di essere la spalla questa sera mia, perché è colui che ha seguito più di tutti all'interno della nostra redazione questo importante progetto. Quindi io parto subito da lui. Paolo, a che punto è il progetto? Facciamo un po' il punto della situazione. Siamo al punto che il progetto definitivo è stato approvato, perché il 14 di dicembre le persone che sono qua in studio con noi questa sera, insieme ad altri amministratori e rappresentanti di istituzioni, hanno fatto la famosa conferenza dei servizi che doveva dire questo sì o questo no all'opera. È stata una conferenza dei servizi estremamente combattuta, come avevamo avuto modo di raccontarvi all'epoca, nella quale però alla fine ha prevalso il sì. Quindi c'è un progetto definitivo che è stato approvato. Che cosa manca? C'è un finanziamento da 220 milioni di euro che deve essere però ratificato dal CIPE, il Comitato Interministeriale di Programmazione Economica, che è quell'organo che praticamente deve dare i soldi in mano, in questo caso ad ANAS, che poi deve fare la gara d'appalto. Ovviamente si pensa che in una delle prossime riunioni del CIPE all'ordine del giorno possa finire la superstrada Vigevano-Malpensa. Lo scioglimento anticipato delle Camere può aver provocato qualche ritardo oppure no, questo stiamo ancora cercando, certo, di capirlo in questi giorni, perché comunque, essendoci un governo, il CIPE va ancora avanti a deliberare. Però, insomma, ovviamente se siamo ancora qui questa sera e se gli esponenti del fronte del no hanno accettato il nostro invito, è perché evidentemente qualcuno pensa che ancora non sia detta l'ultima parola. Pioltini. Ma devo smentire subito quanto ha detto, perché il progetto non è stato approvato, assolutamente. È un progetto dove a Roma abbiamo dato tutti un parere. E quindi siamo in attesa, quindi, del parere
che dovrà confezionare il Ministero delle Infrastrutture, questi pareri andranno al CIPE per la loro valutazione. Quindi noi non siamo assolutamente a conoscenza di nessuna approvazione, siamo a conoscenza del parere che hanno espresso alcune enti che erano presenti alla conferenza di servizi, non erano presenti tanti enti che non sappiamo il loro parere e quindi siamo ancora in una fase ancora interlocutoria. Questi pareri si equivalgono obiettivamente, non abbiamo visto una strabordanza di sì, come non abbiamo visto una strabordanza di no, quindi siamo abbastanza paritetici sui pareri, quindi lo stesso per quanto riguarda i comuni, lo stesso per quanto riguarda gli enti, quindi io penso che siamo ancora fermi e ancora lontani da poter dire se questo progetto verrà approvato o meno. C'era però il parere positivo del Ministero delle Infrastrutture. Beh, c'era anche il parere. Che è stato alla fine il voto che ha fatto pendere la bilancia da una parte. Il Ministero delle Infrastrutture, io non ho visto il parere, devo essere sincero, non l'ho visto in quella sede lì. Hanno espresso altri pareri, ma quello delle infrastrutture io non ho visto il parere. Se qualcuno l'ha visto. In termini, se posso intervenire, in termini numerici dei soggetti presenti effettivamente alla conferenza dei servizi, quello che diceva prima il collega Pioltini è vero, ci sono state delle puntualizzazioni, ci sono state poi delle, ognuno diciamo ha affrontato l'argomento portando le proprie ragioni, effettivamente poi nel momento in cui al Ministero è stata fatta la richiesta dei pareri, i soggetti presenti in maniera più o meno equilibrata si sono espressi per il sì e per il no. Mi permetto però di sottolineare una cosa. Probabilmente, io ne sono sicuro, ne sono convinto, anche qui la misura del consenso dovrebbe essere misurata appunto attraverso una valutazione di quanta popolazione oppure di quali amministrazioni e quanta popolazione rappresentino sia favorevole o meno a questa infrastruttura. Ora, non di secondaria importanza, a mio avviso, il fatto che nei comuni diciamo più popolosi, più grandi, dove insiste l'infrastruttura, sto parlando di Abbiategrasso e di Magenta, si sono svolte le elezioni non 6 anni fa, ma 6 mesi fa. E voglio ricordare che uno degli elementi caratterizzanti la campagna elettorale, tra gli altri argomenti, c'è stato proprio il tema della strada. Io mi sono posto come sindaco di Abbiategrasso per un sì molto netto a favore di questa importante infrastruttura, così è avvenuto a Magenta, e quindi io immagino che non siano solo le amministrazioni oggi, e quindi quella di Abbiategrasso e di Magenta, amministrazioni importanti, non perché gli altri comuni non siano importanti, ma più popolosi, a dare la loro opinione, ma a dare la loro opinione favorevole alla strada, supportati da un suffragio della maggioranza dei cittadini. Quindi io riconosco al fronte del no legittimità nelle loro idee, capacità di rappresentanza, però ritengo che rappresentino una minoranza della popolazione sul nostro territorio. Certo. Sara, mi sembra che anche per lei era stato un po' un cavallo di battaglia nelle ultime elezioni, non a caso, insomma, c'era anche una lista, se non mi sbaglio, civica che l'appoggiava, che era la famosa strada verso Milano. Beh, dobbiamo essere innanzitutto molto, diciamo, dentro quello che è l'iter. Prima il sindaco Pioltini diceva sì, ma siamo arrivati ad una fase, no, l'iter di una legge obiettivo ha previsto tutta una serie di passaggi, stesura di un progetto, tutta una serie di conferenze di servizi, le conferenze di servizi si sono concluse, quindi il CIP è l'ultimo stadio sostanzialmente autorizzativo e quindi è proprio l'ultimo passo, cioè difficilmente all'ultimo passo un'opera viene bloccata, soprattutto quando ci sono anche delle caratteristiche e un contesto come l'attuale che adesso vi spiegherò. Quindi il fatto di aver fatto tutta una serie di percorsi, aver portato le istanze anche diciamo migliorative, perché ogni realtà ha espresso magari miglioramenti, gli aggiustamenti che magari vogliono in sede di esecutivo, però dire che non c'è stata un'approvazione, la parola approvazione è un conto, ma la cosa più importante è dire che siamo a termine di un procedimento approvativo, è questo il senso del discorso. Quindi io capisco che a Pioltini dia un po' fastidio. Non è stato approvato.
Io l'ho lasciata parlare. No. Io capisco che dia un po' fastidio verso la sua, diciamo, i suoi pochi quattro cittadini, perché di questo si sta parlando, che la rappresentano, tale per cui deve dire no, siamo indietro, no, siamo all'ultimo stadio. Tutte le grandi opere di questo paese superano l'offerta di servizio e poi il CIP è l'ultimo passaggio. Detto questo, giusto per inquadrare la cosa. No, noi stiamo aspettando quest'opera sicuramente da tantissimo tempo. Non dimentichiamoci che poi qui si parla di territori, bisogna guardare i comuni interessati dall'opera. I comuni che sono interessati dall'opera, dove fisicamente gli passa sopra, quindi Ozero favorevole, Abbiategrasso favorevole, poi c'è stato Cassinetta e il suo Albergate contrari, poi c'è stato Robecco favorevole e con una serie di richieste comunque c'è stato un parere non negativo di Boffalora. Quindi direi che è già il territorio. Ma poi dobbiamo ricordare cosa dice la legge obiettivo. Questa legge obiettivo è stata, diciamo finanziata anche da una parte con un mutuo e d'altra parte con un accordo del 2015 Regione-Stato, e l'organo che conta molto è la Regione. La Regione si è espressa favorevolmente. Quindi se guardiamo il territorio, gli enti territoriali che contano, questi di fatto hanno, espresso un parere molto chiaro. Questa strada è importante. Questa strada è importante perché è legata al ponte sul Ticino, perché soltanto la parte, voglio dire, della cosiddetta variante di Abbiategrasso, la circonvallazione di Abbiategrasso, va a collegare il nuovo ponte, che ad aprile sarà pronto. I collegamenti strade saranno pronti poi entro l'anno, e poi bisogna collegarlo a questa strada. Ricordiamoci, certo, che il ponte e strada sono contemplati in tutti i vari documenti fin dall'inizio. Qui c'è un'opera pubblica da 51 milioni che viene consegnata e deve inserirsi con un'altra opera. Non possiamo scherzare, perché in questo paese le opere pubbliche hanno già tempi lunghi, servono comunque non tanto a chi si sposta in macchina, servono al settore delle imprese, servono allo sviluppo. Questa parte, io parlo per la mia realtà di Vigevano, deve essere messa nella rete regionale. E non può essere messa la rete regionale e metterci un'ora e mezza, due ore per andare a Milano, perché devi superare tutti i semafori di strade, certo, che erano le strade di cent'anni fa. Che sicuramente affronteremo. Censi, io sentivo che giustamente il sindaco Sala ha fatto un po' il punto di chi era favorevole. Ovviamente lei rappresenta Città Metropolitana e la signora Vensi il Parco del Ticino, siete altri due enti, scusi il bisticcio di parole, che ovviamente hanno sempre osteggiato sin dalla prima ora questo progetto. Beh, non è proprio così, nel senso che quando io sono arrivata nell'ottobre del 2015 questa era la situazione che c'era, esattamente questa. Alcuni comuni favorevoli, alcuni comuni contrari. Quello che ho cercato di fare è stato quello di proporre un tracciato che, partendo dal presupposto che la risposta che questa strada dà è una risposta necessaria, cioè risponda a una domanda vera. Però, per esempio, lei ha ricordato che la lista che sosteneva il sindaco Sala si chiamava Vigevano Milano. Questa strada non arriva a Milano. La parte che riguarda il raccordo con la città di Milano, che per inciso io parlo solo su dati oggettivi, perché credo che questo debba essere l'obiettivo quando si parla di infrastrutture importanti. Il numero delle macchine che partono da Vigevano, per dire Vigevano, e vanno a Malpensa è imparagonabile, nel senso che sono poche, rispetto al numero delle macchine che partono da Vigevano e vanno a Milano. Giusto? Siamo tutti d'accordo su questo. No. Questa strada non porta a Milano, cioè la parte, il tratto C che portava a Milano è stato stralciato. La proposta che noi abbiamo fatto era una proposta che utilizzava meno denari di questi, rispondeva a quella domanda in una maniera equilibrata, diciamo, eravamo arrivati al punto in cui tutti, ad eccezione di Robecco, erano d'accordo sulla proposta che abbiamo fatto. E partiva da un presupposto: dare una risposta di fluidificazione del traffico, di collegamento, tant'è che la parte del ponte, la parte della circonvallazione di Abbiategrasso c'era, il collegamento col ponte, e in più inseriva l'eliminazione delle intersezioni a raso su tutto il percorso che va verso Milano, e la predisposizione di quel tipo di carreggiata esattamente come c'è dal Comune di Milano, dal confine del Comune di Milano in là.
L'altro tema su cui noi non siamo d'accordo, ma non io non sono d'accordo, perché è stata votata dalla conferenza dei sindaci ed è stata votata dal Consiglio metropolitano. E quindi io non credo che si debba fare una questione numerica, ma è una questione di buonsenso. Non posso immaginare, abdicare all'idea che un'infrastruttura pensata più di 15 anni fa, io ho detto alla conferenza che è quasi maggiorenne, con esigenze che stavano a 18 anni fa, non possa un paese moderno in fretta, decidere qual è l'infrastruttura che serve, della dimensione che serve e per dare le risposte di oggi, che sono necessariamente certo. diverse da quelle di 15 anni fa. Quindi io non sono contraria, sono profondamente favorevole a infrastrutture utili, della giusta dimensione, che costino il giusto e che preservino il più possibile il territorio, che è una gigantesca ricchezza. Stiamo parlando di un territorio di grandissima qualità. Il territorio dei vostri comuni, specificatamente del Parco del Ticino, è un territorio meraviglioso. Dove lei crede che sia giusto? Lo chiedo a tutti. No, infatti che non siano stati interpellati. Neanche a fare apposta è arrivato un messaggio su Facebook. Perfetto. Che poi magari poi lo andiamo a interpretare anche con il sindaco. Io ve lo leggo, anzi lo mando anche in onda. E che parla molto semplicemente di questo, cioè dice proprio questa Carola Longeri: facciamo questa strada e poi attorno ci costruiamo centri commerciali ed altro ancora, finiremo come oggi, è una scusa per cementificare ancora. Quindi vado, diciamo, un po' a seguire quanto ha detto la dottoressa, insomma, ecco, no. Mi rivolgo a lei. No, io non sono assolutamente d'accordo con questa posizione, innanzitutto perché dobbiamo pensare che c'è un hub, che è quello dell'aeroporto di Malpensa, che è in grande sviluppo, comunque su cui si vuole investire. C'è lo stesso ministro Del Rio, ha sottolineato qual è l'importanza di un aeroporto come quello di Malpensa e di quanto sia importante avere infrastrutture e collegamenti per questo aeroporto, ma soprattutto per il fatto che se non ci sono collegamenti non possono arrivare le imprese. Allora, noi siamo in un momento storico in cui non c'è lavoro, in cui comunque le imprese e gli imprenditori sono vessati e fanno veramente fatica a continuare la loro attività, che non possiamo permetterci di non creare quelle che sono le condizioni base ed essenziali perché le imprese tornino ad essere sul nostro territorio. E questo collegamento tra Malpensa e Vigevano è un collegamento che permette appunto su tutto il territorio di poter far insediare delle imprese che diversamente non troverebbero quella che è la logistica per loro fondamentale. E questa non è una richiesta che diciamo soltanto noi perché lo ipotizziamo, è una richiesta confermata anche tempo fa da una ricerca di Assolombarda in cui proprio dichiarava quanto fosse importante questa infrastruttura per questo territorio. Poi io posso aggiungere quelle che sono tutte le condizioni di traffico anche della mia frazione, comunque di Magenta, di Ponte Nuovo, ma soprattutto secondo me bisogna guardare avanti, e guardare avanti vuol dire sì salvaguardare il territorio, ma salvaguardare in modo innovativo, e questo tipo di tracciato che è migliorativo rispetto appunto a quello originario, io non credo che vada ad intaccare il territorio, non credo che vada a rovinarlo, ma per quello che sarà lo sviluppo successivo, per quel che mi riguarda, potrebbe anche essere sottodimensionato. Certo, Gibelli, sono parco del Ticino. Ma noi abbiamo sempre espresso il nostro parere perché, vede, noi abbiamo uno sguardo che è più vasto ovviamente di quello che hanno i singoli comuni, dei quali per carità rispettiamo perfettamente le esigenze. Quello che però a noi preoccupa tantissimo è la tutela del territorio nell'insieme. Il Parco di Ticino è una realtà straordinaria che tra le altre cose ha una grandissima valenza, che è quella di compensare ambientalmente tutto ciò che è stato trasformato all'interno della città metropolitana e al di fuori. E quindi da questo punto di vista credo che sia interesse di tutti che venga conservato e conservato in alta qualità, perché è un servizio quello che il Parco del Ticino fa, un servizio in termini di, si parla sempre di biodiversità, ma ci sono tante cose, c'è la qualità dell'acqua, c'è l'acqua, dell'aria, c'è l'acqua, il problema dell'acqua. Noi quest'anno e negli ultimi anni stiamo monitorando una siccità spaventosa che interessa fortemente il fiume Ticino e di conseguenza tutti i suoi ecosistemi. E qual è l'origine di questa siccità? Si chiama cambiamenti climatici. Cambiamenti climatici che cosa sono? Gas serra. Chi produce gas serra?
sono nella maggior parte, se andiamo a vedere le composizioni dei gas serra in regione Lombardia, sono la maggior parte data dai trasporti. Quindi il tema è molto fortemente legato. Noi stiamo rischiando che i fontanili si prosciughino, perché noi non abbiamo mai avuto negli ultimi 150 anni dei livelli d'acqua del Lago Maggiore così bassi e delle sofferenze così importanti del fiume Ticino. E queste sofferenze le stiamo producendo noi con questo fatto di voler continuamente dare risposte a problemi nuovi con soluzioni vecchie. Perché dico questo? Giustamente il sindaco di Magenta parlava di innovazione, però noi crediamo che parlare di innovazione oggi voglia dire trovare veramente, lanciarsi verso il futuro e trovare nuove modalità di sviluppo. Nuove modalità di sviluppo che evidentemente hanno nei trasporti un loro cardine, ma dobbiamo anche ricordare che l'Italia settentrionale ha una densità di strade che è percentualmente molto più alta della densità di strade della Germania, della Francia, dell'Inghilterra, ovvero di tutti i paesi fortemente sviluppati dell'Europa settentrionale. Il problema qual è? Il problema è efficientare i trasporti andando a lavorare molto sull'esistente, perché se abbiamo delle lunghezze di strade così importanti vuol dire che noi abbiamo poco territorio poi per fare tutto quello che succede, abbiamo dei costi di gestione e di manutenzione spaventosi e abbiamo un consumo di suolo che è al 60% prodotto dalle strade. Allora, proviamo a immaginare quale deve essere veramente un futuro per questi nostri territori e proviamo a immaginare un discorso che non sia solo esclusivamente legato alla natura, non solo esclusivamente legato al traffico, alle infrastrutture ma, e ad altre cose, ma che cerchi di intrecciare i problemi, cerchi di trovare risposte nuove, perché noi continuiamo sull'onda degli anni 60. Continuiamo a dire che lo sviluppo viene portato dai trasporti, certo. Ma quella fase lì è finita. Visto che insomma abbiamo già messo un po' di carne al fuoco, abbiamo parlato del consumo del suolo, giustamente la sindaco di Abbiategrasso di Magenta, mi scusi, ha parlato anche del ruolo che deve avere un'infrastruttura per portare ricchezza, eccetera, eccetera. Tanti temi, io però mi devo fermare per qualche istante per il break pubblicitario, ritorneremo e cominciamo a dibattere proprio su queste tematiche entrando un po' più nel particolare. A dopo. Rieccoci nella nostra piazza, una piazza di Telepavia, una piazza di tutti i pavesi. Come dicevo prima, abbiamo già buttato un po' di carne al fuoco per dibattere. Io vi metto in onda subito un altro messaggio direttamente da Facebook che parla di Vigevano, ha bisogno di una strada di collegamento con Malpensa e Milano che sia fluida, che non interessi l'attraversamento di una serie di paesi con semafori, che abbia la giusta portata e dimensioni. Non si può pensare alla viabilità di oggi. Vigevano è sempre stata tagliata fuori dalle grandi comunicazioni, così come le industrie hanno sofferto e si sono trasferite dove possono godere di vie di comunicazione commerciali più adatte. Messaggio che rivolgo un po' al sindaco di Vigevano. Penso che a Vigevano chiunque non possa che sostenere quello che penso io, cioè non si può pensare la mattina di mettersi sulla propria auto, andare a Milano e cominciare a farsi semafori. Si parla, prima sentivo il discorso della rappresentante del parco, qui non è più il tempo di fare filosofia, di fare i ben pensanti di sinistra, no ragazzi? Qui è il tempo di pensare che si sono già persi tantissimi treni, poi bisogna parlare anche di treni e tal. Da un punto di vista economico. Le macchine che si mettono anche in coda e stanno ai semafori, queste comunque producono tantissimo inquinamento, quindi una viabilità comunque fluida, al di là di essere comoda, sicuramente dà anche un benefit di inquinamento, ma la velocità oggi è fondamentale. Non si può pensare che una città di 64.000 abitanti, la dodicesima in Lombardia, per collegarsi al suo naturale capoluogo
per attraversare un'altra città deve perdere 40 minuti, cioè una cosa assurda. A me è capitato soltanto alcune volte per delle situazioni, per dei mezzi, va in blocco tutto, ma va in blocco completamente tutto. Vigevano rimane con questa strada spesso isolata, quando c'è un incidente è finita, la gente non arriva e non passa, sì, cioè no, questa è una cosa assolutamente assurda. Nel senso non cambia, nel cambio nel tratto, allora, sì, non allora, c'è però bisogna allora, dire io, come stanno, allora, non c'è siamo il collegamento con Milano, allora, io non interrompo mai su Milano, però io non interrompo mai, facciamo finire Sala poi diamo la parola più tina su Milano, però a me sinceramente ribolle il sangue sentire tante belle parole, ma quel progetto sarebbe bello così. No, c'è un progetto, quello va benissimo, quello tutti, Confindustria, Confartigianato, tutto il mondo delle imprese, del sistema imprese lo condividono, lo condivide la regione, lo condividono tutti i cittadini, perché si sa che quella è la soluzione, è un collegamento veloce. La strada si chiama Vigevano Malpensa, sì, ma per noi è Vigevano Malpensa, ma è Vigevano Milano Malpensa, perché nel momento in cui noi sorpassiamo a Abbiategrasso e andiamo in una parte già avanzata della 494, già quello ai vigevanesi è l'avvicinamento naturale a Milano, già quello lo è, quindi per noi è chiaro, perché tutti sanno com'è il progetto Vigevano Malpensa e sanno benissimo che ci avvicina a Milano, non fosse altro che aggiungo che l'opera originaria comprendeva, però smettiamola di fare Vigevano Malpensa, compreso il tratto che collegava Milano, 400 milioni di euro, che poi le stesse forze che più o meno oggi si oppongono a questa infrastruttura, opponendosi a quello, oggi rimane soltanto l'anello. Io non sono così non pessimista o non ottimista nelle possibilità del nostro paese che un domani, magari modificandosi un po' anche le condizioni economiche, avendo quest'opera, non si possa poi avere anche l'allacciamento verso Milano. Pezzo, più il team. Bene, diciamo. Allora io penso che il sindaco di Vigevano Sala sia un po' in difficoltà adesso a spiegare ai suoi cittadini che non possono andare fino a Milano. Perché? Su questo tratto qua, pienamente d'accordo. Sei tu che hai dei problemi, io sono consapevolissimi del progetto. Se mi lasci spiegare. Sei tu che continui con quattro agricoltori a fare la gran cassa e dire no alla strada. Sei sempre posso tu parlare, contestatore. Posso parlare? Prego. Ok, benissimo. Allora, ripeto. La difficoltà che ha il sindaco, perché a me il presidente dice che è d'accordo, perché ne parliamo di questo su questo tratto qua tutti, eravamo tutti d'accordo, quindi non siamo qua a discutere il tratto tra Vigevano e Albairate. Abbiamo fatto un passo indietro perché abbiamo noi dal no abbiamo detto sediamoci un tavolo e troviamo una soluzione che va bene per tutti, sediamoci. Allora, ci siamo seduti, grazie prima al Parco del Ticino con Giorgio Gibelli e poi con la regia della città metropolitana. E ci siamo seduti, cosa che Regione Lombardia non ha fatto, non ha fatto niente. Ci fosse stato anche un comune favorevole, avrebbe detto di sì. Ha detto la Regione, questa strada la vogliamo senza se e senza ma, quindi senza discussioni, si fa. Ci siamo, diciamo, messi al tavolo e per 3 anni abbiamo lavorato tanto per cercare di trovare delle soluzioni e quindi al sindaco Sala la soluzione c'era perché fino al Bairate arrivava, ma non solo, nella nostra soluzione si andava fino a Milano senza code, senza semafori, senza niente. No, Sala ha deciso di portare invece i suoi cittadini a Malpensa, perché è più importante portare i cittadini di Vigevano della Lombardia verso Malpensa, non verso Milano, perché per andare verso Milano ci occorrono altri 200 milioni di euro, che non ce ne saranno più, perché questo progetto qua non arriverà mai. E quindi noi riteniamo questo progetto che non è funzionale, perché arrivati ad Albairate le code ci saranno ancora e molto più pesanti ancora. Allora poi per risparmiare 5 minuti, e sto esagerando,
5 minuti. Sto esagerando. Per arrivare a Magenta con un'altra soluzione, meno invasiva, che non porta via il territorio, perché ricordiamoci che questa strada, lo dico, porta via il 94% di questa strada, è sul terreni agricoli, fertili terreni agricoli. Dico di più, che questa strada qua, quindi per andare quindi fino a Malpensa, per risparmiare 5 minuti neanche, quindi devasta un territorio agricolo. Si possono recuperare una parte di strade e Albairate, che dice, vabbè, Comunelli, 4.000 persone, siamo 4.700, quasi 5.000, ma insieme a tutti quelli che hanno detto no, siamo milioni. Siamo milioni perché c'è anche la città di Milano, lei anche, non si ricorda, però sono 28 comuni, sono 28 comuni. E per andare di lì, e quindi noi abbiamo trovato tutte le soluzioni, con 220 milioni si risolvevano tutti i problemi. Anche questo telespettatore rimangono, è d'accordo, ma lo deve spiegare ai suoi cittadini che non vanno caro a Milano. Sala, nel momento in cui arrivi ad Albairate sei ancora in coda, visto che la strada non va a Milano. Quindi questo telespettatore, questo Loredana Ferrari, insomma, riprende un po' quanto ha detto per ora anche Pioltini. Io le do la risposta doverosa. Allora, il progetto, allora, quando io ho presentato il progetto ai miei cittadini, ho fatto vedere il progetto esattamente com'è, cioè la Vigevano Malpensa. Benissimo. E quello che interessa ai miei cittadini è che la Vigevano Malpensa scavalca Abbiategrasso, senza code, senza più semafori, e la porta dopo Abbiategrasso già sulla 424. Questo è quello che oggi i vigevanesi chiedono. Quello che lei, che è un grandissimo incantatore di serpenti, e io la seguo negli ultimi, insomma, che lei è contrario e non la vuole a tutti i costi, senza se, senza male, non vuole la strada. Non è vero. Lei non vuole la strada e tutti lo sanno. Non è allora vero. Cosa lei fa? Vuole questa senza cosa se, senza ha cercato ma. Di, lei vuole ha cercato senza di vendere se, senza che il progetto originale non andava bene, quello che è famoso, che andava da Malpensa a Milano. Certo. Noi a un certo punto avevamo detto nel 2000, tant'è che è stata variata la famosa legge obiettivo, facciamo anche la variante di Abbiategrasso, perché è stato riconosciuto anche dalla Regione Lombardia che è l'unico modo per mettere in rete Vigevano nel contesto lombardo. Ma l'unico modo per mettere in rete è scavalcare Abbiategrasso, che poi ha il pezzo in più che verso Milano, che verso Milano ce l'hai con l'altro. L'importante per noi oggi, il limite è lo scavalcare Abbiategrasso e andare in là. Contenti allora, voi? Contenti? Ok. Siete contenti? Noi questo abbiamo bisogno. Noi oggi questo abbiamo bisogno, perché il primo grosso problema l'abbiamo lì. Punto. Il sistema poi delle imprese ben vede il discorso invece di Malpensa, perché pace all'anima di tutti quei signori che in questo paese hanno voluto spostare il sistema di Alitalia su Roma. Dopo 10 anni Malpensa si è rigenerata, è diventata la seconda realtà, soprattutto da quando c'è stato la Brexit, il baricentro europeo si è abbassato, la seconda realtà cargo d'Europa è Malpensa. Quindi Malpensa è soltanto destinata a migliorare. Quindi, per il sistema imprese. Quindi 5 chilometri cambiano la vita di Malpensa. Il sistema imprese del nostro territorio e Vigevano è la prima realtà produttiva della provincia di Pavia. Noi abbiamo tutte le imprese nostre di Malpensa. L'avere anche il vantaggio di un collegamento come Malpensa, anche quello va bene. Ma ripeto, noi oggi soltanto scavalcare Abbiategrasso otteniamo un grandissimo successo, perché ci avvicina già a Milano, e questo lo sappiamo tutti e tutti ne sono consapevoli. Sì, perché questo è quello che la città vuole. Lei abita ad Albeirate e chiaramente è stata io mi fermo sugli incroci a capire la gente lei, che cosa pensa della strada. Il problema volevo è sentire Nai un secondo. Volevo sentire Nai, che saranno gli fermi ancora. Un'affermazione fatta prima dalla dottoressa Censi su una visione che deve necessariamente essere anche sovracomunale. Spesso noi sindaci siamo chiaramente sindaci di una comunità e siamo magari un pochettino più portati a guardare attorno a noi. No, io nel momento in cui ho sempre sostenuto e sostengo l'importanza di questa infrastruttura, io ho guardato sempre con molto interesse anche chi sta attorno a noi. Vigevano, ma io vado al di là di Vigevano, tutta la Lomellina, un'area importante del nostro paese che ha sofferto e soffre molto. Attenzione, anche Abbiategrasso, che fino a qualche decennio fa era una realtà dove
il mondo industriale e produttivo, insomma, noi contavamo aziende di importanza nazionale, oggi sta soffrendo notevolmente. Allora io intanto rifiuto lo stereotipo per cui chi vuole questa infrastruttura non sia anche attento all'ambiente. Certo, disturba anche a me vedere un ponte in più, vedere delle rotonde in più, ha ragione la telespettatrice o la signora che ha scritto su Facebook, poi lungo le strade vediamo capannoni e vediamo cose. No, ecco, l'importante è questo, sia chiaro che le strade di collegamento devono essere trattate in Italia oggi così come vengono trattate in tutta Europa e in tutto il mondo. Non si può costruire lungo le strade di collegamento. Però io sono da pochi mesi sindaco di Abbiategrasso e sono persona che affronta con tranquillità un po' tutte le cose, anche le più, diciamo, complicate e rognose. Quello che mi dà più fastidio, veramente, perché non riesco a dare risposte, è accogliere tutti i giorni processioni di cittadini ad Abbiategrasso, che forse in molti considerano ancora una cittadina con una sua vitalità, di persone che cercano posto di lavoro, non trovano posto di lavoro, non hanno la bolletta da pagare e quindi per noi diventa importante anche per una ripresa delle attività produttive, per una ripresa dell'economia, un'infrastruttura che si dice abbiamo fretta a farla, no, si è tardato troppo e il pezzo di strada che manca da questa eventuale infrastruttura a Milano manca perché anni fa, e lo ripeto, le stesse forze che oggi sono qui ad opporsi a questa infrastruttura si opposero al progetto complessivo 400 milioni che prevedeva questo tratto più il pezzo, certo, a Milano, cosa che solamente la realizzazione di questo tratto di completamento potrà in maniera propedeutica autorizzare a realizzare. Piotelli, i nostri telespettatori, visto che abbiamo oggi, per fortuna, abbiamo iniziato questa bella esperienza interagendo con i nostri telespettatori a casa, ce l'hanno un po' con lei, io glieli leggo. Partiamo da quello, insomma, da Alberto Guglielmo, il quale dice al sindaco Piotelli si cominci, parla tanto ma si comincia a fare qualcosa, così siamo fermi sulle strade per ore e poi si faranno altri collegamenti, ma si parta con qualcosa, insomma, come per dire, insomma, bisogna comunque fare qualcosa, bisogna partire. Gliene leggo un altro che dice lei faceva riferimento ai 5 chilometri, 5 chilometri cambiano l'attuale situazione, sicuro, dico si provi a percorrere questo tratto per superare Abbiategrasso. L'ultimo, quello un po' più pepato, diciamo, un po' più che ha le palle in giostra, come si suol dire, ma il sindaco di Albairate ha mai provato a fare Vigevano-Abbiategrasso in macchina alle 8 di mattina? Insomma, ne sono arrivati qualcuno, ovviamente diretti prevalentemente a lei. Insomma, facile parlare quando si è già in un po' un italiano un po' facile parlare quando si è già in là senza veri problemi, insomma, come per dire, insomma, è facile parlare ma però i problemi rimangono. Guardi, ripeto, siamo d'accordo, l'abbiamo detto a Roma, l'abbiamo detto da tutte le parti, siamo d'accordo, noi andavamo fino a Milano. La nostra proposta portava fino a Milano. E allora perché non l'avete chiusa quando l'avete chiusa? Ditelo voi, l'avete detto voi. Che non si poteva più percorrere quello lì. Allora siete disposti a sedervi un tavolo? No, perché adesso non si cambia più, perché il tuo giochetto è... Il territorio aspetta, il territorio lo vuoi. Per andare a Milano... I cittadini hanno il diritto di vivere in salute. Tu prendi in giro la gente da anni, ogni volta che si va a una sede dice qui abbiamo un altro progetto, allora, questo non è, però lo cambiamo con questa scusa, è 20 anni che non si fa un progetto e non si arriva dove si è arrivati per colpa tua e delle teste che la pensano come te. Volevo parlare anche col Parco del Ticino e Città Metropolitana. Ma io solo una battuta, c'è una signora, dire, anzi un Stefano che appoggia quello che aveva detto prima, mi fa piacere anche se uno molto buono. No, volevo solamente una battuta, che in questo modo finirà che la strada su Milano non ce l'avrà nessuno e avremo una strada che serve molto poco, perché
In realtà l'aeroporto di Malpensa è vero che sta crescendo, ma non sta crescendo come hub, perché è stato declassato da hub a point to point. Quindi il traffico, che, cioè il traffico di passeggeri, che è quello che porta più traffico di macchine, in realtà non sta aumentando più di tanto, e comunque Malpensa sta puntando moltissimo sul trasporto ferroviario dei passeggeri, giustamente, perché vuole essere un aeroporto competitivo col resto del mondo. È il secondo cargo d'Europa. Le imprese, allora, qui un territorio come il nostro, avere la possibilità di Malpensa cargo è un'opportunità tremenda, tremenda, incredibile. Mi fa piacere, perché aveva detto che non interrompeva. E poi ci sono le persone, le teste come voi, che... Ma facciamo vedere qua il presidente del parco, che quando è con noi nelle riunioni dice che è d'accordo e poi non ha il coraggio di venire qui in trasmissione e mandare avanti lei per non andare in minoranza nel consiglio di amministrazione. Facciamo vedere qua il presidente del parco. Se volete la prossima volta Ferragosto. No, invitate qui il presidente del parco. Questo potrebbe anche essere vero. No, questo. Ma Malpensa risolve un problema grandissimo, perché tutti i territori, e abbiamo già un tratto che è quello che è la Buffalara Malpensa famosa. Ai tempi nessuno la voleva, allora Marcallo, Mesero, sembrava che fosse la tragedia del secolo, e invece ci voleva 50 minuti. Io ho avuto la fortuna di viaggiare molto per lavoro, quindi ci mettevo 50 minuti ad andare a Malpensa. Ora in un quarto d'ora sono al Terminal 1. Tutti quei paesi sono sgravati di un traffico tremendo di camion e di grandissime macchine, con una qualità della vita dei cittadini decisamente superiore, e di salute dei cittadini. Vogliamo parlare della salute dei cittadini? Senza, cioè, centri commerciali? Senza centri commerciali. Quel traffico che viene tanto così sminuito, che si dice che non aumenterà, che non cambierà niente, invece in realtà cambia, perché se le macchine fluiscono, la qualità della salute, ripeto, dei nostri cittadini comunque migliorerà. A Ponte Nuovo ci mettono 45 minuti per fare 3-4 chilometri, non arrivano a casa dal lavoro, sono congestionati, con un problema anche di sicurezza, tra l'altro poi su quella strada che è la statale 11 che va verso il Piemonte, altissimo, perché ci sono stati incidenti anche mortali. Questa strada è la soluzione anche per la tutela del benessere pubblico dei cittadini, per cui è veramente imprescindibile. Dottoressa, prego. Allora, volevo finire, se posso, certo, quello che stavo dicendo, il discorso di cargo, che è importantissimo, perché è vero, Malpensa si sta sviluppando molto sul cargo. Noi stiamo seguendo questa cosa come parco, perché stiamo seguendo lo sviluppo del master plan e abbiamo davanti i numeri che questo ingrandimento, questo sviluppo di cargo sta portando, anche in termini proprio di trasporto su gomma, perché logicamente, esatto, le merci devono andare. E devo dire che i numeri, si conta dei camion che vanno a Malpensa per il cargo, si contano sulle dita di una mano quotidianamente, perché è un traffico tutto diverso rispetto a quello dei passeggeri, e di conseguenza veramente no, e non solo, ma la necessità di trasporto è nei confronti delle autostrade, perché gli autotrasporti che vertono su Malpensa hanno bisogno di raggiungere più velocemente possibile le autostrade, quindi la 8, la 4 e poi basta. Quindi non, questo pezzo di strada che manca in realtà per Malpensa non serve. Posso dire una cosa? Sì, poi lascio la parola. Io mi sono presa la briga di provare, perché peccato che le associazioni di categoria non dicono questo, perché sì, l'altra sera c'era un incontro pubblico che tra l'altro erano presenti anche le televisioni, c'era il direttore di Confesigiato, e anche il direttore che segue la parte del cargo di Malpensa, e tutti convengono che invece l'opera va bene, l'opera è importante, cioè, quindi io non so che film ha visto, signora, però in realtà non è il film che è la realtà di quello che chiede il mondo delle imprese, e quello che dice Malpensa. Comunque, non comporta soltanto andare o non andare a Malpensa, è stato ben detto dal sindaco Calati che l'infrastruttura che oggi da Magenta collega Malpensa ha veramente liberato i comuni da un traffico parassitario locale, che veramente oggi andiamo a chiedere a qualsiasi sindaco di questi comuni, indipendentemente il parassitario di attraversamento, diciamo. Andiamo a chiedere ai sindaci di Inveruno, Castano, Vanzaghello, di qualsiasi comune, indipendentemente dai colori politici, si tornerebbero indietro. Ma io vi porto un dato, perché prima di fare sindaco ho fatto per anni presidente di un sistema bibliotecario. Curavamo la logistica vuol dire portare il libro da una biblioteca all'altra, su 60 biblioteche, quindi un territorio vasto. La parte nord con una buona viabilità, quindi questa dell'infrastruttura, la parte sud con una viabilità carente. Bene,
quotidianamente il furgone che mi collegava alle 30 biblioteche a nord ci metteva mediamente due ore e un quarto, ci mette perché continuano a fare questo tipo di lavoro, il furgone che mi segue le 30 biblioteche, quindi lo stesso numero di biblioteche, tra cui la biblioteca di Albairate e tante altre, ce ne mette 6. Due e un quarto, 6. Questo furgone. Quindi la viabilità nel suo complesso, indipendentemente dal fatto che la si usi per andare a Magenta o meno, ha la capacità di dare una nuova vita ai comuni che vengono interessati. Ad Abbiategrasso il fatto che la nostra Vigevanese, il tratto che attraversa e taglia in due la nostra città, venga ovviata con l'infrastruttura, naturalmente ne ha un beneficio. Però, ripeto, io non guardo solo quello, guardo anche al resto, anche a Vigevano. Ma se pensiamo ad Abbiategrasso, pensiamo a maggior ragione, non è qui presente, ma io voglio dirlo, il comune di Robecco sul Naviglio. Il comune di Robecco sul Naviglio, questi poverini, comuni da 10.000 abitanti, tagliato in due da un traffico senza soluzioni di continuità. Certo. Che risposta allora, diamo a queste persone? Visto io, che faceva un po' di strani quando parlava sindaco Nai. Cerco di non interrompere, anche se a volte non è semplice. Mi permetta però, oggi è una giornata piuttosto triste, piuttosto difficile, perché l'incidente ferroviario che è avvenuto a Pioltello, mi sembra, siamo persone pubbliche, siamo in un contesto pubblico, è giusto mostrare vicinanza alla famiglia, alle famiglie delle vittime. Io oggi sono stata lì e credo che sia stato un incidente molto serio e le cui dimensioni di perdite umane avrebbero potuto essere molto più consistenti. Però mette in evidenza comunque una lacuna, quindi, che è una lacuna infrastrutturale. Ecco, io su questo, proprio di questo voglio parlare. Tutti i dati europei, anche gli obblighi che le aziende che commerciano con aziende europee sono tenute ad avere, è quello della tipologia del trasporto. Oggi, se pensiamo che il trasporto avviene con i TIR e con i container sui TIR, siamo in un mondo che non è quello che stiamo vivendo. Le regole che governano anche il commercio, anche le commesse, anche la possibilità di vendere del prodotto e di importarlo a un certo prezzo, dipende da come si trasporta. Il trasporto oggi, il trasporto europeo, quello che dobbiamo diventare è prioritariamente trasporto su ferro. Questa è una premessa necessaria, perché quello che dice il sindaco di Vigevano è vero, ma la declinazione è, come diceva la dottoressa Gibelli, degli anni Ottanta. Noi dobbiamo guardare avanti, e avanti è quello che vi sto dicendo, ma non perché lo dico io, ma perché lo dicono le normative e anche il buon senso, se voglio dire. Torniamo alla strada, perché bisogna dire delle cose. Lei mi sembra cultore della materia della strada, quindi lei sa e può spiegare meglio di me ai suoi telespettatori che collegamento Vigevano ponte tangenziale di Abbiategrasso, con l'accordo anche del sindaco Pioltini che faceva fare tutto il passaggio all'interno del proprio comune, con una viabilità che collegava a un rifacimento, messa in sicurezza, velocizzazione, eliminazione dell'intersezione a raso sulla strada provinciale che porta a Milano. E su questo eravamo d'accordo tutti, anche il sindaco di Vigevano. Siamo d'accordo? Quindi non è vero che c'è un fronte che non vuole. C'è un fronte che ostinatamente dice che si devono fare le strade giuste, del calibro giusto e dove servono. E parliamo del calibro. La dimensione del calibro di questa strada, adesso non voglio entrare nei tecnicismi, però bisogna farlo, perché gli amministratori devono ascoltare i loro tecnici, hanno una responsabilità nei confronti dei cittadini. È di un calibro ridondante, eccessivo. Il passaggio fuori dal suo ponte, lei lo sa, sindaco, è un passaggio con una pippa di ritorno pericolosissima, perché è molto alta, scende, c'è un ritorno pericolosissimo che genererà, oltre a difficoltà, anche traffico. Noi abbiamo fatto una serie di proposte di modifica tecnica, perché è giusto così, cioè stiamo parlando di una strada, non stiamo facendo la filosofia delle strade. La filosofia delle strade, scusate, si fa sull'utilità delle strade e sull'inutilità delle strade. Noi, lombardi,
non di questo territorio, ma dell'altro territorio. Stiamo vivendo il dramma di una strada che si chiama Pedemontana, che oggi non ha fatto neanche un sesto, mi ascolti, un sesto del suo percorso, e un sesto del suo percorso ha speso tutti i soldi che erano disponibili e oggi si avvia ad avere un contenzioso che è 3 volte l'investimento che ha fatto. Ed è una strada che non finirà mai. TEM, Brebemi, questi sono gli interventi autostradali. Secondo me è utile cominciare a fare le strade che servono, per cui da me avrà sempre appoggio su strade che servono, della dimensione che serve, del calibro che serve, perché un calibro C come quello è un calibro eccessivo, ridondante, e non lo dico solo io, lo dicono anche i tecnici. Secondo lei è stato sbagliato completamente il progetto? No, io dico che quel progetto è un progetto che ha più di 18 anni, che è stato fatto in fretta e furia per essere inserito nel progetto obiettivo Malpensa 2000, che necessitava, come abbiamo proposto, di una rivisitazione, che io non posso pensare che un paese moderno prenda un progetto di 18 anni fa, perché così almeno si fa. Non è così, dobbiamo avere il coraggio tutti insieme, eh? Ognuno deve togliere una propria posizione e trovare un elemento di mediazione, che è quello che avevamo trovato 1 anno e mezzo fa, la verità. Anche lei, sindaco Sala, era d'accordo su questo. L'unico comune che non era d'accordo, e l'ho detto prima, penso di averlo detto, è il comune di Robecco, che ha un problema serio, è vero, un problema serio che io gli ho sempre riconosciuto e su cui bisognava trovare una soluzione. Ma la soluzione, dal mio punto di vista, non può essere spanciare nel parco del Ticino e occupare terreno agricolo importantissimo. Se fai una circolazione, spanci logicamente. Scusate, no, spanciare come questo progetto di adesso nel parco del Ticino. Guardate che la cosa certa per tutti è che dovremo continuare a mangiare, questo è certo. E quei territori lì, quei terreni che per voi non sono importanti, sono i terreni più produttivi di questa parte del paese. È poco, è niente. Io penso che l'agricoltura sia un elemento fondamentale. È chiaro che bisogna muoversi, ma bisogna anche rispettare il luogo dove si vive. Finisco. Prego. Ed è l'ultima cosa che dico. Il potenziamento delle ferrovie è l'elemento centrale per permettere alle persone di evitare di muoversi in macchina. È chiaro che le persone si muovono in macchina se il trasporto pubblico locale è poco efficiente, non funziona, non ti dà garanzia, ancora non oggi, sai se si ferma la... Ancora oggi ci sono stati dei ritardi sulla famosa Milano-Mortara, ovvio oggi. C'era il motivo, però comunque... Però la Milano-Mortara è l'esempio evidente dell'incapacità della politica, lo dico parlando, io non c'ero, ma insomma, parlando della politica tutta, di assumere delle decisioni, d'accordo? Quella è un'infrastruttura determinante. Il potenziamento della Milano-Mortara è il senso di una risposta alla mobilità dei cittadini, così come il potenziamento delle S, così come il raggiungimento delle fermate del passante e degli hub intermodali. Siamo d'accordo, siamo d'accordo. Non è che un'opera già un'altra, io ho fatto l'esperienza degli altri. Io non ho detto. Dovevo andare in pausa pubblicitaria, poi vi lascio continuare la vostra discussione e trucchiamo magari anche altri temi. A dopo. Rieccoci nella nostra piazza, nella piazza di Telepavia, nella piazza di tutti i pavesi, i messaggi scorrono e ovviamente il tema principale, Paolo, che qui leggo e vorrei anche leggere ai nostri telespettatori, Massimo Crosta dice per esempio: cara signora del Parco di Tenere, se si vergogni provi a fare tutti i giorni un'ora e mezza per percorrere solo 25 chilometri. Poi ce n'è un altro che dice: cari sindaci del no, possibile che tutte le volte che c'è un progetto di sviluppo venga sempre osteggiato? Ora poche parole, bisogna agire, siamo stufi. Un altro ancora, ve ne leggo un altro.
questo tale Pietro Carlomagno. La Lomellina si sta riducendo sempre più ad una depressa perché di fatto isolata, in quanto carente di ogni infrastruttura e mobilità sostenibile, tanto su ferro che su strada. E francamente è inaccettabile che chi ha bloccato per decenni ogni progettualità e causato lo stralcio del tratto verso Milano, oggi dice che il progetto è inutile perché anacronistico e non diretto a Milano. Questo è Pietro Carlomagno. Ve ne leggo un altro, che ma sembra che queste persone vivano fuori dal mondo, non ci si rende conto che vigevano, ha sofferto, i cittadini illustri, gli artigiani che da anni sono esclusi da vie di comunicazioni che aiutino il commercio, tutti i cittadini lo sanno, tutti i lavoratori aspettano da decine di anni vie ferroviarie e stradali adeguate. Insomma, questi sono un po' i commenti che arrivano dai nostri telespettatori, Paolo, quindi il sentimento principale è ovviamente queste lunghe code, queste colonne interminabili, che è un po' quello che poi tu hai sempre raccontato in questi anni con delle proteste ovviamente di pendolari diretti verso Milano. Io vedo che sono 20 anni che si parla di questa strada, credo che potremmo andare avanti ad altri 20 anni e più o meno le posizioni rimarrebbero queste. A me ricorda tanto il dibattito che si faceva anche quando, tra l'altro me lo sono sempre trovato a raccontarlo dalla parte di Vigevano, vedendo che c'è una incomunicabilità di fondo, come anche succedeva quando Vigevano aveva approvato l'adesione a Città Metropolitana, che Pavia chiedeva ma perché, qual è il problema? Nella superstrada vediamo che Abbiatense e Magentino dicono ma perché, qual è il problema? Il problema secondo me è che questa strada deve correre su un territorio che non è il principale utilizzatore di questa strada. Questa strada serve tantissimo a Vigevano e a Mortara, serve indubbiamente meno quasi niente ad Albairate. È quello che ho detto prima. E nel momento in a noi cui serve abbastanza, non che non ci serve. Grasso serve però io abbastanza. Mi voglio mettere nei panni anche di un territorio sofferente. Io ho fatto liceo a Vigevano, conosco bene la vostra realtà, già qualche decennio fa. Però oggi noi abbiamo una città di 60 e passa mila abitanti, una città importante, ma tutto un territorio che non gravita per motivi culturali, economici, quant'altro su Pavia, ma su Milano. E quindi io mi metto nei panni dei vigevanesi, dei lomellini, che per andare a Milano, certo, poi manca quel tratto lì, però devono scavallare tutta la quello parte. Quello è un tratto che ai vigevanesi non interessa, cioè è quella la cosa, cioè questo famoso, il famoso tratto che poi è stato stralciato. Posso dire? Ai vigevanesi non interessa. Posso dire? È stato stralciato perché molto poco. Le dico perché non c'è paragone fra, cioè io ovviamente le dico racconto perché anche l'opinione pubblica, non c'è paragone fra l'importanza che viene attribuita al tratto Albairate Milano e all'altro, perché tutti dicono beh, ma quando arrivo sul lungo Naviglio poi vado, anche se c'è un po' di coda, poi vado. Quindi c'è proprio questa difficoltà. E poi però capisco anche che siccome questa strada poi alla fine deve correre su del territorio dei comuni a quali magari il progetto importa meno, ci sta anche che facciano posizione. Le ripeto. È difficile. Le ripeto. Allora, le ripeto ancora una volta, noi eravamo d'accordo per arrivare fino a Milano, perché oggi il progetto è stato tralciato perché non hanno 400 milioni, ce ne sono solo 220 milioni, solo 220 milioni, Scusa da poco. E sono tantissimi. Allora, che cosa abbiamo fatto? Lei ha detto un'altra cosa che non è precisa. Perché non abbiamo fatto niente? Non è vero, glielo dimostro subito. La ferrovia, fino glielo dimostro. No, ma glielo dimostro che la colpa non è nostra, ma è ancora di Vigevano e Abbiategrasso. Perché la ferrovia fino ad Albairate arriva. Un S9, un treno ogni mezz'ora che va a Milano. L'abbiamo voluto noi di Albairate insieme al territorio, a quella linea lì. Perché? Perché? Perché è fondamentale il trasporto pubblico. Noi lo riteniamo la prima cosa più importante che bisogna fare. E noi ad Albairate l'abbiamo voluta ed è arrivata. Perché non è arrivata fino a Mortara? Glielo chieda ai comuni di Vigevano e Abbiategrasso.
nell'epoca ci sono state, perché non è colpa nostra, non è colpa nostra che la ferrovia non è arrivata lì. Anzi, noi l'abbiamo voluta, quindi le dico, certo che ci teniamo, perché il collegamento verso Milano è fondamentale. Le dico un'altra cosa. Facciamo questa strada qua, non c'è una pista ciclabile nell'anno 2018 ormai che colleghi i nostri comuni. Noi siamo ancora legati a una mobilità esclusivamente in macchina. Se uno deve andare a lavorare a 3-4 km non abbiamo una pista ciclabile che ci collega. Non abbiamo una pista, e con questo progetto qua, addirittura dal Bairate, non possiamo andare alla stazione con la bicicletta, non possiamo andare al paese vicino perché dobbiamo andare fino a Robecco e poi tornare indietro, non possiamo fare tantissime altre cose. Quindi noi vogliamo sì le strutture, sì risolvere i problemi, ci sono i problemi, non li abbiamo mai detti, ma vogliamo che i problemi possiamo sederci a un tavolo e vederli insieme e condividerli. Non è stato possibile, non è stato possibile fare questo. E se chiede ancora ai tre sindaci se possiamo continuare in quel percorso che abbiamo fatto, no, non possiamo continuare. Era concluso quel percorso insieme col ministero, e se lei legge i verbali e se lei legge gli incontri che ha fatto anche con ANAS, e certo, è ANAS che va stoppato, va bene, su, dai, va bene, non dai, va dai, bene, su, anche li ha stoppato loro, no, dai. Allora, glielo dimostro con gli incontri che abbiamo fatto. Allora, ci dite che non ce ne frega niente, tanto questo in legge obiettivo, e fatelo. Tanto voi il vostro obiettivo è soltanto perdere tempo e non fare nulla. Allora dai, cosa stiamo qua a discutere? Cosa stiamo qua a discutere? Non fare se nulla, i nostri pareri come non sono negli ultimi 20 anni. No, però questo non risponde al vero, sindaco. Cosa siamo qua a fare? Questo spiego io le due per qualche cosa o no? Questo se non abbiamo voce in capitolo, che ce lo dicano. Se abbiamo voce in capitolo è perché comunque la maggior parte di questa strada qua è su territori come il mio, perché sul mio territorio arriva la tratta che da Vigevano porta ad Abbiategrasso, e sul mio territorio che dal Bairate porta a Milano, e sul mio territorio la tratta che dal Bairate porta a Magenta. Posso dire la mia, dove la maggior parte di questa struttura appoggia sul mio comune? E se vede quel progetto lì, e se lei fosse sindaco del mio comune, poi vorrei capire lei che cosa ne pensa. Ma è esattamente quello che dicevo, cioè, questa io le dico strada che possiamo farla. Dovreste pagare il dazio di una strada che serve a qualcun altro. Possiamo farla. E per quello che poi però siamo andati ai... Vedendola da osservatore, poi la politica, chiedo scusa, sì, e poi mi taccio definitivamente, ha cercato da entrambe le parti, vedendola dall'esterno, magari di metterci l'all-in, perché lei diceva prima, Regione Lombardia ha detto o la si fa tutta, quindi facciamo ingoiare il rospo ad Albairate, o non si fa niente, Città Metropolitana ha detto la cosa praticamente opposta, cioè facciamo ingoiare il rospo a Vigevano. Avete detto così noi la stoppiamo, cioè così con questi 220 milioni di euro, con il tracciato che è andato in conferenza di servizi, certo, non la vogliamo. Però capite che a un certo punto la regione vuol fare ingoiare il rospo ad Albairate, Città Metropolitana di fatto, dicendo un no, fa ingoiare l'Europa a Vigevano, almeno che non si trovi un accordo, che però se in 20 anni non è stato trovato. Però guardate, bisogna dire le cose come stanno. Lì era una proposta alternativa. È colpa di qualcuno. Io non voglio fare ingoiare l'Europa a nessuno, perché l'ultimo del mio... La mozione portata in Città Metropolitana, consentimi, quando tu mi parli di condivisione territoriale, quanto è stata una mozione che io ti posso dire, per quanto mi riguarda, penso che anche le Calati, noi siamo stati manco interpellati. Chiaramente in Città Metropolitana avranno votato i comuni che fanno parte di Città Metropolitana su territori ben diversi dai nostri, però voglio dire... Purtroppo non è che... il mondo esiste anche prima di quando voi siete diventati sindaci, e quella mozione è stata votata dalla Conferenza Metropolitana. La Conferenza Metropolitana sono i 134 sindaci. Certo, l'hanno fatta prima che voi diventaste sindaci, ma diciamo... Loro stanno confondendo il Consiglio Metropolitano con la Conferenza Metropolitana. Okay. La Conferenza Metropolitana, che è l'insieme dei sindaci, 134 comuni, ha votato nell'ottobre dell'anno scorso la posizione... che era quella
della proposta alternativa, che riprendeva il collegamento su Milano e diminuiva il calibro e la forza dal punto di vista della dimensione, però risolveva la variante di Ponte Nuovo che era inserita, affrontava, che questo progetto non affronta, il tema della rotatoria delle cinque strade, del passaggio ciclopedonale, dei sovrappassi e dei sottopassi di quel percorso, che questa strada, questo progetto non affronta e che è un nodo dolente del suo territorio, sindaco, dolente per i cittadini. Teneva conto di tutte queste proposte e aveva raggiunto un punto di mediazione, perché come vi ho detto prima, quando sono arrivata eravamo in questa posizione, paro paro, identica, sì, non c'era Abbiategrasso, Magenta, però Abbiategrasso ha sempre avuto una posizione simile, anche perché una volta risolto il problema della circonvallazione, che lì non viene toccato, che nessuno di noi mette in discussione, il fatto di allargare, mettere in sicurezza e intervenire sul sedime della strada provinciale che c'è, di fatto andava bene. Quindi sia il Ponte Nuovo, lo ripeto perché sennò sembra che noi non volevamo risolvere quel tema, la risoluzione della variante di Ponte Nuovo e la risoluzione della rotatoria delle cinque strade erano comprese insieme alla variante di Abbiategrasso. Su Vigevano non devo dire niente, perché se gli obiettivi dei vigevanesi sono andare verso Milano, quella rispondeva a questa esigenza. Quindi non era no, era proviamo a trovare un sì che trovi l'accordo del maggior numero di persone, e su quello, poiché risparmiavamo terreno agricolo, che lo ripeto, vi sembrerà anacronistico, ma per noi tutti, è una cosa indispensabile, indispensabile. Io trovo strano che le associazioni degli agricoltori non siano state interpellate nella conferenza di servizio. Io trovo questa una cosa sbagliata in generale, non tanto e non solo su questo tema, perché il terreno che viene utilizzato è un terreno agricolo, e non solo per l'uso dell'impronta, ma anche per i passaggi e per le connessioni ecologiche. Mi permetto di dire due dati. Scusate, leggo però due messaggini veloci. Un secondo veloce. I due dati, poi lascio la parola anche a Sala. I due dati sul consumo di suolo sono circa 3 milioni di metri quadrati il terreno che oggi viene sottratto all'agricoltura. Nella provincia di Milano, negli ultimi 35 anni, ben il 35% del terreno agricolo è sparito, e ormai stiamo andando avanti ad un ritmo che, se andiamo avanti così, già non siamo più autonomi per quanto riguarda la nostra produzione agricola sul terreno più fertile, andremo veramente verso una povertà agricola. Allora, è con questa logica. Lo sviluppo sostenibile è proprio questo qua, fare delle azioni per non mettere in crisi le prossime generazioni. Noi stiamo facendo questa azione è assolutamente agli opposto di quello che noi dovremo fare oggi nel nostro territorio, se vogliamo preservare le prossime generazioni e il nostro territorio dall'inquinamento. E non mi dicano che una strada così porti meno inquinamento. Guarda, lo dicono tutti. Aspetti, vengo due messaggi da casa, così non lo dico io, gli esperti, che riguardano proprio questi argomenti. Porta ancora più traffico e poi vado da Sala, giustamente. Allora, questa ragazza dice: io tutte le mattine vado a Milano per lavoro, le file si sprecano, non capite che il tempo che perdiamo noi pendolari lo rubiamo alle nostre famiglie? Poi un altro, Luca Moni, si rivolge invece al sindaco di Albairate, era per quello che la volevo fermare, dice: caro sindaco di Albairate, bello parlare con una S9, visto che lei aveva parlato prima della metropolitana leggera, come si suol dire, che arriva solo da voi. Con indifferenza, gli altri comuni non contano nulla. Questo era un po' il senso di questo nostro telespettatore. Sì, l'ho spiegato anche, che non è colpa nostra, anzi, Sala, per fortuna che è arrivata lì. Bisogna essere un po' chiari su tutta una serie di passaggi. La cosa innanzitutto fondamentale è che c'è stata sempre una strategia da parte del fronte del no, che è di perdere tempo, anacquare le situazioni, presentarsi ai tavoli e dire: ma io ho un altro progetto. Così, con questa scusa, riperdiamo tempo nella speranza che il tutto si annacqui. Ed è un film già visto. Sala, allora non è vera. No, brucia no, sentire dire le verità. No, e adesso io voglio spiegare un po' di cose. No, brucia, no, sentire le verità. No. E adesso, visto che hai fatto degli assist, adesso ti rispondo. Allora, perché tu mi devi lasciare parlare adesso. No, stai dicendo una cosa che non è vera. E certo, perché il tuo problema
per risolvere la questione 2014. È annacquare. 2014, allora, convocato l'assemblea del Bairate. Ma cosa parla? I sindaci allora, del parla no. Il comune di Albarate, pensate che il comune di Albarate abbiamo prima l'ho fatto parlare. Il comune di Albarate. Il comune di Albarate. Poi le lascio la parola. Il comune di Albarate. Siamo qua a posto, però la gente a casa non capisce se parlate in 45. Il comune di Albarate che dice di tutelare l'ambiente, la natura e quant'altro, per la sua S9 ha fatto una vomitata di asfalto che è quasi la terza pista di Malpensa. Cioè, non avete sottratto terreno, ma quando interessa il vostro territorio, tutto si può fare. Quando una cosa non vi piace, gli altri sono quelli che sottraggono il territorio. Ma e vado avanti, dicendo? Visto che hai detto certe cose, io adesso queste cose le vado anche un po' ad approfondire. Ma allora, erano l'inizio degli anni 2000. Quando doveva essere fatto il raddoppio ferroviario su Abbiategrasso e Vigevano, l'amministrazione di Abbiategrasso di allora votò in consiglio comunale, in una lunga nottata, una mozione dove chiese l'interramento completo del passaggio della linea ferroviaria in Abbiategrasso. Nel momento in cui fu votata quella mozione, divenne antieconomico per RFI, quindi non aveva più i fondi per, diciamo, riuscire ad attraversare Abbiategrasso. Per questa ragione ha stralciato nel piano 2007-2017 l'investimento, dicendo vedremo successivamente, perché la richiesta non sua, ma del suo predecessore di sinistra, ha fatto saltare il raddoppio ferroviario. Chiaro? Adesso è stato sottoscritto un accordo a dicembre 2016 tra governo e regione per raddoppio ferroviario. Esatto. La partita si gioca sulla frequenza dei treni. Ad oggi abbiamo avuto un incontro con RFI e il tavolo di lavoro è convincere la Regione Lombardia a chiedere una frequenza di treni in modo tale che, se al tavolo la regione lo dichiara, RFI a quel punto dice fino a 2 treni all'ora la linea monobinario regge, superiore a 2 con 3 è chiaro che va fatto il raddoppio. Ad oggi, con i fondi disponibili in un accordo, la partita questa è. Tornando alla strada, quindi qualcuno bloccò la ferrovia. L'ho detto io, Sara. Quel qualcuno che bloccò la ferrovia era un suo amico che faceva il sindaco di Abbiategrasso. Era suo amico. Perché? Non era anche il suo amico? Amico? Non la stavate vedendo insieme? Quella mozione lì l'ha votata il comune di Abbiategrasso quella notte. E cosa c'entriamo noi di Albairate? Ma perché siete la stessa cosa politica. Invece voi vi battete per bloccare la strada. Il giornalista prima ha detto le cose giuste. Era vero. Perché all'inizio è vero che c'era il collegamento Malpensa, Milano, variante di Abbiategrasso. Ma siccome quel pezzo litigioso aveva bloccato tutto, Regione Lombardia, davanti alla disperazione del comune di Vigevano non collegata, ha detto, benissimo, se questo pezzo non interessa, che va alla tangenziale, si fa la circonvallazione di Abbiategrasso, comunque i vigevanesi scavalcano Abbiategrasso senza code, senza semafori, arrivano già in là, guadagnano già una certa parte niente. Di tempo. La cittadina, noi alla città. Ma non guadagnano io quello che so, non io, ti agitare, ma la mattina, fatta, la mattina, qui la differenza vostra è che non voi parlate agitare. Con la pancia piena, perché abitate a Milano, abitate ad Albeirate. Io sono il sindaco di una città che tutte le mattine ho i miei cittadini che si mettono e perdono un'ora! Prendendo in giro la gente! Fate la politica sulla pelle dei cittadini e la Lomellina! Perché saranno ancora in fila! In fila e noi ci beccheremo! Tua! Che non hai accettato! Perché voi avete la pancia piena! Avete la pancia piena! È 20 anni che siete così! Vergogna! Vergognati! Tu lo volevi dall'alto è arrivato l'ordine che ti ha detto di fare un'altra cosa a Milano, e tu non hai fatto tua,
adesso non vai a casa, stai tu qua da casa, ti ospito io a casa mia, domani mattina alle 8:30 prendi la macchina e vai a Milano e vedi cosa vuol dire. Ma facile parlare con la pancia piena. Ma tu pensi, vergognati, tu ti devi vergognati, tu vergognati. Ma è modo di discutere secondo lei questo? Allora, cioè secondo lei allora, quelli che ci ascoltano, allora io non mi devo vergognare di niente, a parte l'isterismo di sala, anzi tutt'altro, perché quello che noi abbiamo proposto per il territorio è una soluzione che risolveva i problemi del nostro territorio, del nostro territorio. Io non ho mai parlato singolarmente di Albairate, io ho sempre parlato di territorio, di territorio. E quei valori che ho detto prima sono valori importanti, quelli che noi abbiamo di territorio. E i cittadini che vanno a Milano hanno il dovere e il diritto di andare a Milano. Certo. Con questa soluzione saremo qua ancora per anni, per anni. Cominciamo a farla questa soluzione e basta parlare qua. Facciamola, basta parlare. 20 anni che parli, basta parlare. Facciamola, zitto, la facciamo e vedi. Non la facciamo. La io si sono fa, vedi come la vuoi fare, che non la vuoi. No, perché non serve. Non la vuoi. Dai, basta, non prendiamo in giro la gente. Allora, non serve, questo progetto qua non è funzionale perché non risolve i problemi dei giovani. Ma lo dici neanche 20 anni fa? Ma non ha mai fatto niente. Su. Sì, d'accordo. Allora, di Magenta. Allora, Pioltini, è un monologo sala, Pioltini sala. E giustamente ci sono anche altri ospiti. Prima, nel frattempo, lui parlava di consumo del suolo. Io vi leggo un altro messaggio che è arrivato un secondo fa. E dice: la mia è una famiglia di agricoltori e alla fine siamo sempre noi a vederci tagliati in due i nostri terreni dalle strade che non servono a nulla e sono inutili. Allora, innanzitutto appunto che la strada non serve a nulla, questo mi sembra assodato che non è assolutamente vero. Poi volevo far notare al signor Pioltini che comunque abbiamo un serissimo problema sul territorio che abbiamo citato prima, Abbiategrasso, con un ponte che è congestionato. Quando questo ponte ha dovuto essere sistemato, quindi chiuso l'anno scorso, tutto il traffico è defluito di lì e c'è stato un putiferio anche sui vostri territori, perché chissà cosa, è per forza, perché a quel punto il traffico poi toccava di lì. Poi è vero, quando si ha la pancia piena allora si dice no, va tutto bene, quando però si è sperimentato che cosa vuol dire avere un filo guardate di traffico che in più, che è quello voi sulla di Robecco, sulla S11, allora disastri diventa... li avete fatti voi che non potete più andare a Milano. Ecco, noi, questa variante noi abbiamo mantenuto il territorio ancora a misura d'uomo. Allora, di lì questa è una strada che a noi risolve esattamente la S11 quel... non ci passa più uno spillo. Allora facciamo adesso volete fare la stessa strada? Cosa su Albairate, perché chiaramente avete già rovinato dall'altra parte. Questa benedetta strada, Pioltini, risolve il problema anche sulla S11, risolve il problema su Ponte Nuovo, risolve il problema di traffico. No, per quanto riguarda gli agricoltori, anche Magenta è un territorio agricolo che produce, cioè io ritengo che comunque quel territorio che viene sottratto all'agricoltura, se anche fosse sottratto all'agricoltura della strada, per i benefici che porta invece in più, come abbiamo detto, di salute dei cittadini, di potenzialità per le imprese, non va assolutamente ad inclinare quella che è un'agricoltura che, se vuole evolversi all'agricoltura di precisione, ha una serie di altre tecniche, di altri metodi, cioè 2 metri di strada, quello che può essere, fossero anche di più. Cioè qui non si sta parlando di non tutelare gli agricoltori, si sta parlando di tutelare la salute di migliaia di cittadini e di tutelare il rapporto con le imprese, quindi la possibilità che questo territorio cresca e cresca davvero. E quindi questo è secondo me inaccettabile. Volevo sentire il Parco del Ticino proprio anche su questo messaggio che ci ha mandato il nostro telespettatore di questa famiglia di agricoltori. Dice, insomma, ci portate via il terreno, insomma, un po' il senso è questo. Ma guardi, questo è un tema che evidentemente importa a poche persone, perché gli agricoltori sono pochi direttamente, però indirettamente riguarda evidentemente tutti, perché poi tutti mangiamo. Quando una strada passa in un territorio agricolo non è solamente una questione di suolo che viene impermeabilizzato, è anche un problema di suolo laterale che viene coltivato e che viene inquinato, perché comunque le acque di delavamento dalle strade finiscono nel suolo e poi tutti quanti si mangiano, se il problema è la salute, cibo che nella realtà non è sano. Aggiungo una cosa, che in quei territori lì sta crescendo in maniera molto importante tutto un settore di agricoltura biologica che in questo momento rappresenta uno dei settori merceologici più importanti dal punto di vista economico in Italia, perché l'agroalimentare di qualità, il biologico, sono in continua crescita proprio in produzione di PIL. E sono tra i pochissimi settori che effettivamente sono in crescita.
E siccome questo tra l'altro è un ambito che ha dei prodotti unici, che quindi non vanno in concorrenza con i prodotti che vengono dal resto del mondo e che hanno delle garanzie importanti finora di qualità, quindi sicurezza alimentare eccetera, credo che questo sia effettivamente un tema che dovrebbe riguardare tutti. A questo aggiungo un ultimo temino, questo non so se è sufficiente come informazione, chiaramente si parla di cose molto superficiali, potremmo andare anche molto più profondamente, ma aggiungo una questione che secondo me è molto critica e che è il progetto di questa strada. Noi abbiamo verificato, e l'ha verificato il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che questo progetto è assolutamente inadeguato. È inadeguato perché è stato fatto velocemente, perché non sono state fatte indagini approfondite, addirittura dal punto di vista idrogeologico il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha messo in evidenza dei problemi molto grossi, problemi grossi perché non sono stati affrontati, e questo tracciato attraversa delle aree critiche da questo punto di vista. Quindi non ci sono indagini geotecniche sufficienti. Questo che cosa vuol dire in soldoni? Vuol dire che se un progetto di questo genere viene appaltato si spalancano le porte a delle varianti di costi che sono in questo momento assolutamente imprevedibili. Quindi questo, varianti di costi e aggiunte presumibilmente di opere per la stabilità eccetera, che non sappiamo dove ci porteranno in termini di impatto su questi territori che sono oltremodo sensibili. La valutazione che abbiamo fatto noi al Parco del Ticino è che il ritorno all'acqua, che ripeto è un altro problema che tocca tutti, verosimilmente potrebbe accadere che, visto che questo tracciato taglia una zona di acquiferi superficiali e molto molto sensibili, il rischio vero è che si prosciughino dei fontanili a valle, con tutto quello che può comportare una cosa di questo genere sull'agricoltura di valle, quindi non quella direttamente interessata dalla strada. Allora, queste cose magari non ci sono, ma magari sì. Quello che noi abbiamo sempre chiesto come Parco del Ticino, a partire dal 2015 ad ANAS, per piacere, perlomeno fate le indagini che servono per verificare che non vengano fatti dei danni che poi diventano irreparabili. Irreparabili e il cui costo in questo momento non è assolutamente prevedibile. Poi magari parliamo anche di questo. Il Consiglio dei Lavori Pubblici la fermo, ha fatto andare in pausa pubblicitaria. Poi le do subito la parola, ma prima volevo leggere altri due messaggi. Insomma, il sindaco di Vigevano userà un dialogo forse troppo caldo, ma sta riportando la stanchezza e la disperazione dei suoi cittadini che da decine di anni aspettano qualcosina. Poi un altro ve le leggo, che l'ultimo, poi andiamo in pausa pubblicitaria, ce l'hanno sempre con lei ovviamente questa sera, e dice si vede che il sindaco di Albairate non ha mai fatto una volta la tratta Vigevano-Milano nelle ore di punta, vengo una mattina e provi a partire da Vigevano, poi ci dica come si trova a fare quella tratta. Io mi fermo, certo, io mi fermo, poi ovviamente davo la parola a Nai, poi a Pioltini, però lo facciamo dopo il break pubblicitario. Rieccoci nuovamente alla nostra piazza. Il dibattito è andato avanti nonostante il break pubblicitario, vuol dire che abbiamo centrato il tema, Paolo, questa sera, un tema delicato, eh? È un tema su cui, perché le divisioni sono troppo forti, cioè davvero è complicato trovare un punto di incontro, non... Infatti poi alla fine, quando quest'opera è stata prima stoppata, poi ripresa, eccetera, eccetera, insomma c'è sempre stato qualcuno a un livello più alto, vuoi a un livello ministeriale o parlamentare, e comunque ci sono sempre state azioni, tra virgolette, di forza, o da una parte o dall'altra. Perché obiettivamente le posizioni, pur anche con buona volontà, che alcune volte c'è stata, alcune volte meno nel corso degli anni, è difficile da conciliare. Nai, l'avevo interrotta, sì, voleva rispondere. Però devo dire una cosa, agganciandomi a questo. Io rispetto molto le persone che sono qui, come tante altre,
laddove vengono portate delle posizioni chiare, e io rispetto moltissimo, pur non condividendo le posizioni degli amici che sono contrari all'infrastruttura. Devo dire che effettivamente il tema è un tema sentitissimo. Abbiamo vissuto qualche mese fa una campagna elettorale, e quindi elezioni locali, dove la gente porta dei problemi concreti, e quindi a livello locale non si fa tanta filosofia. Bene, il tema della strada è stato un tema sentitissimo, centrale, che ha portato qualcuno ad esporsi in maniera molto netta e qualcun altro ad avere delle posizioni contrarie. Volevo fare una considerazione riguardo all'incontro che c'è stato a luglio in Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, comunque un organo tecnico. È vero, sono state avanzate delle richieste, sono state poste anche delle criticità, però va anche detto, perché sennò se gli spettatori non capiscono, il Consiglio Superiore ha dato però parere favorevole, e quindi il parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha portato all'incontro successivo in conferenza di servizi nel mese di dicembre. Sull'ambiente, sul territorio agricolo, ma siamo preoccupati, molto preoccupati tutti. Anche chi desidera un'infrastruttura non può non essere preoccupato dell'ambiente. Io sto aspettando, ad esempio, nell'elaborazione di una variante importante al nostro piano di governo del territorio, cosa dirà Regione Lombardia in materia di consumo di suolo. È un tema molto importante, così come è importante dal mio punto di vista, nel momento in cui noi andiamo a realizzare delle opere, delle infrastrutture, siano strade, siano altre cose, andare poi a ridimensionare le opere che queste infrastrutture vanno a sostituire. Questo è un po' un vizio italico, no? Si costruisce un capannone nuovo e il capannone fatiscente rimane lì. Altra cosa che è emersa in questo dibattito, a volte può esserci quasi quasi una concorrenza, una contrapposizione. Non la strada perché dobbiamo fare la ferrovia, o facciamo la ferrovia e non facciamo la strada. Beh, io ho esperienza diretta, conosco molto bene la realtà di questo paese, della Spagna, dai primi anni Ottanta. Lì c'è stato uno sviluppo enorme negli anni Ottanta, nei primissimi anni Novanta. Bene, si sono costruite infrastrutture importantissime, hanno il doppio della nostra alta velocità ferroviaria, però ho notato una cosa importante: pur investendo sull'alta velocità, non hanno tralasciato investimenti sul trasporto locale. Quindi si può. Hanno investito anche sulle infrastrutture stradali. Quindi oggi io sono a dire che ci mancherebbe altro. L'attenzione deve essere di tutti rispetto all'ambiente. E mi metto anche nei panni del sindaco Pioltini, per cui una parte importante di quest'opera investe soprattutto il suo territorio, più che non il nostro territorio, abbiate grasso, viene alleggerito. Quindi mi rendo conto che quest'opera inciderà in maniera diversa rispetto agli ambiti che questa stessa opera andrà a toccare. Dico però che in questa condizione economica, sociale, ribadisco questa parola, è importantissimo che i nostri territori di questa opera infrastrutturale fondamentale vengano messi al più presto, io voglio dire, perché noi qui stiamo parlando rispetto a persone che non hanno prospettiva, rispetto a tante persone che nel momento in cui noi cerchiamo di dare delle risposte, i loro bisogni sono oggi, l'abbiamo visto, questi pendolari, le persone che si difficilmente riescono a entrare nell'approfondimento che magari noi cercheremo di fare, loro hanno bisogno, dicono, ma io la mattina prendo la macchina e vado. Certo. O chi non ha il posto di lavoro e dice, ma mi piacerebbe che il nostro territorio risorga per avere... Io posso anche raccontargli, sì, cercheremo, faremo, ma il posto di lavoro ce l'ha bisogno domani, la bolletta gli è scaduta ieri, il figlio a casa ce l'ha in questo momento. Quindi capisco che è un argomento importantissimo, ci sta anche qualche certo, diciamo, tono alto, però io ripeto, rispetto assolutamente l'esigenza che il nostro territorio vada preservato. L'agricoltura è importante, ci mancherebbe altro. Ecco, magari qualche considerazione farei su tanti agricoltori o qualcuno che oggi, e qualcuno ne ha conosciuto, si oppone alla strada per motivi ideologici e quant'altro, ma solo qualche decennio fa, se c'era da vendere il suo bel campettino
invece che coltivarlo, fare qualche vecchio pannone, insomma, non ci ha pensato più di Pioltini, tanto. Visto che qua allora ne arrivano degli altri di messaggi, lui dice: Vigevano è forse figlio di un dio minore, proprio per venire incontro a quanto diceva lei, che è un tema particolarmente sentito. Non so se hanno sentito quello che ho detto i telespettatori e che scrivono questo. Ripeto e ribadisco, noi siamo stati e siamo favorevoli al collegamento che c'è fra Vigevano e Milano. Se non si collega in questo momento Milano, l'infrastruttura non funziona. Basta. Quindi non mi ripeto più, la conosco benissimo la situazione, sono del territorio, vengo a Vigevano spesso, ha la piazza più bella al mondo, io penso, e quindi è una città bella, e quindi ha necessità e ha il dovere di essere collegata a Milano. A Milano noi l'abbiamo proposto, abbiamo dato questa disponibilità e se non arriva a Milano oggi non è colpa nostra. Quindi la nostra disponibilità c'è. Non andando a Milano, per noi l'infrastruttura è assolutamente così non funzionale. E si poteva fare, e si poteva fare. Parlo anche da parte degli agricoltori. Allora, non è vero che sono quattro agricoltori. Ci sono tutte e quattro le confederazioni agricole che hanno quindi posto dei problemi fortissimi su questa infrastruttura. Quindi la parte agricola è la più penalizzata e la parte agricola non ha avuto voce in capitolo in questa storia qua. Si è parlato solo di Confagricoltura. Commercio e Assolombarda. Allora, non tutti anche loro sono d'accordo che questa infrastrutturazione così spinta possa essere un beneficio. Come tanti cittadini, tantissimi cittadini, noi abbiamo raccolto tantissime firme, abbiamo raccolto anche la solidarietà di tanti comuni del territorio, perché penso che oggi più che mai bisogna avere buon senso per realizzare delle cose che abbiano un senso, che abbiano una fattibilità e che abbiano una sostenibilità per le generazioni future. Quindi quello che stiamo dicendo da tempo è questo. E la prima cosa che ho fatto quando sono diventato sindaco, ho chiesto un tavolo proprio per parlare di questo argomento qua. Ad Albairate l'abbiamo tenuto, c'erano tutti i sindaci e ho detto subito nel 2014, mettiamoci al tavolo e incominciamo a ragionare di che cosa possiamo fare. Non era ancora uscito il progetto stralcio, l'ho fatto io per mettere insieme i cittadini. Tutti mi hanno detto no, non parliamo, aspettiamo. Non ho aspettato io, hanno aspettato altri, perché volevano vedere che cosa c'era in quel progetto. In quel progetto che è uscito era lo stesso del 2001, quella che era partita. E tutti, le faccio vedere le cronache, hanno detto che quel progetto lì era assolutamente impossibile da mettere in pista, era un progetto ancora peggio del precedente, tutti. Allora abbiamo perso un altro anno, ci siamo messi lì. Quindi noi abbiamo lavorato per risolvere i problemi del territorio. Non è vero che non abbiamo lavorato, noi abbiamo lavorato tantissimo. Lei non sa quanti incontri abbiamo fatto. E quindi questo è importante, perché noi ci teniamo al territorio, ai pendolari, che ancora sono legati da una tratta monorotaia. Noi vogliamo, e io sono andato più volte anche con Sala, anche a Milano una volta siamo andati, anche altre volte, e sa benissimo che mi può chiamare quando vuole per questo tema qua, perché noi ci siamo. Noi vogliamo che la ferrovia arrivi fino a Mortara, perché quella porterà via ancora tanta gente dalla strada, perché la strada non è il futuro, non è il futuro. Il futuro è viaggiare in tranquillità, in sicurezza e con i trasporti pubblici. Ci vuole uno e l'altro. L'uno e l'altro. Uno e l'altro. Tutte e due ci vuole. Ma infatti... Tutte e due. Allora, ripeto, non lo ripeto più, non lo ripeto più. Allora, il trasporto pubblico è fondamentale. La strada, l'abbiamo detto di già, quindi c'è. Quello che era la nostra intenzione, portare a Milano. Se non si porta a Milano, il progetto, mi spiace per i vigevanesi, ma saranno inchiodati poi dopo ad Albairate. Sara, poi avevo un messaggio importante, perché arriva da un imprenditore del territorio, sinceramente non lo conosco, Giulio Pozzato, che dice, proprio per dimostrazione, dice: noi piccoli imprenditori siamo fermi per una viabilità oscena in tutta la provincia di Pavia e non solo. Bisogna capire che le infrastrutture sono il progresso, senza quelle non si va da nessuna parte. Ma infatti io vorrei tornare un attimino ancora al ragionamento base che ha portato tutto. Allora,
Vigevano oggi va a Milano con una strada vecchia. Il progetto della circonvallazione, pezzo della circonvallazione di Abbiategrasso, è una soluzione che è sposata con la conclusione del nuovo ponte sul Ticino. Entro aprile cominceranno ormai a collegare tutto il viadotto con i cavi, dopodiché il ponte termina, faranno alcuni lavori sull'accesso alla viabilità, diciamo che entro il 2018 questo ponte è funzionante e va sulla viabilità vecchia. Questo non va bene. Allora, occorre che il presupposto che ha chiamato il ponte, cioè la circonvallazione di Abbiategrasso, arrivi subito. Subito. La realizzazione del ponte e della strada era il presupposto per liberare l'attuale, e ci sono atti scritti, per liberare l'attuale ponte ferroviario sul Ticino, il quale diventa ovviamente strumentale per il raddoppio ferroviario. E su questo però possiamo dire raddoppio che siamo tutti d'accordo. Sul raddoppio ferroviario. Che su questo siamo tutti d'accordo. E ci mancherebbe. No, appunto no, perché è importante stabilire. Perché se no non ci mancherebbe. Perché così usiamo un criterio logico. Vediamo dove siamo tutti d'accordo. Ci mancherebbe. Andiamo avanti. Ci mancherebbe. Allora, questo. A questo punto noi stiamo parlando di un sistema infrastrutturale che è sia ferrovia, ma anche strada, e la strada è la condizione necessaria e sufficiente per poter fare anche la ferrovia. Questo era l'accordo iniziale a tutti i livelli che è stato sottoscritto, se no non avrebbero appaltato il nuovo ponte sul Ticino, punto. Quello che alla realtà di Vigevano interessa, oltre il discorso del come arrivo a Milano, oggi è arrivare sulla 494 in posizione leggermente avanzata rispetto ad Abbiategrasso, perché il nodo cruciale sono i semafori e le code che hai da Ozero. Punto. È molto semplice. Qui c'è una questione di tempistica ancora prima delle parole. Si sprecano troppe parole, ma la tempistica oggi è una emergenza. Sindaco, emergenza. Anche su punto. Poi, Sindaco, voglio, poi su dopo questo. Mi replichi. No, io non voglio replicare, voglio dare a quelli che ci ascoltano un'idea del dato di realtà. Fin qua siamo d'accordo. C'è un pezzo in più. Là, la posizione di Albairate, allora, prima, quando abbiamo cominciato a discuterne cercando un punto di mediazione, era no, da qui non si passa, quella rotatoria non si fa, questa intersezione non si fa. Abbiamo trovato un punto di accordo che non solo arrivava alla circonvallazione di Abbiategrasso, ma metteva in ordine, velocizzava, toglieva l'intersezione a raso, toglieva tutti i passaggi diretti, sostituendoli con rotatorie, per tutta la strada che va verso Milano. Questo lo afferma, sì o no? Avevamo, mi scusi Sindaco, lei però, siccome io sono abituata a dire cose chiare, poi la gente che ci guarda non è mica scema, se le cose le abbiamo fatte così, le va a verificare. Era d'accordo su questo? Io sono questo d'accordo. Questo era il progetto che abbiamo sottoposto? Il progetto di andare che non andava a avanti Milano per le altre contestazioni? Allora, no, no, me lo no devi perché dire. Tu lo dici tutto, dici metà come del no? Film. No. No. E qual è allora, metà il metà che non dico, io ho capito, sono due cose assolutamente distinte. No, un conto è, fare questa è vera o non è vera? Non è vero. Perché come non è vero? Non è vero, no, perché stai raccontando un film a metà. Ma perché un conto è il collegamento che interessa oggi i vigevanesi, che è la circonvallazione di Abbiategrasso. E c'era. Sei d'accordo che c'era? Sì. Sì, ma non andava avanti perché contestando il progetto della Milano o Malpensa facevi saltare anche questo. No, la regione risolto. Lombardia, no, ma cosa hai risolto? Ma cioè, risolto un adesso, bene, se accidente. Lui è un cultore della materia, lui sa niente. Che questo... No, perché se no raccontiamo a quelli che ci ascoltano bugie e non è giusto. Ma se il pezzo quello verso... Quello era risolto e all'inizio il finanziamento erano 4... No, stai facendo confusione. Sto dicendo il progetto di 2 anni fa, ma non quello che era arrivato alla fine e andava a Milano, su cui anche tu eri d'accordo, questo va detto. Ma non è mai stato approvato. Quelli che ci ascoltano. Ma non è mai stato approvato. Ma certo, perché. Ma come fa? Ma non è stato approvato perché. Ma stai dicendo? Ma va. Però. Erano riunioni interlocutive. Erano riunioni interlocutive. Guarda, lo devi spiegare tu ai tuoi cittadini. Ma lo spiego, certo lo spiego io. Devi spiegare tu. Ma guarda, allora, siete voi. Tu mi spieghi. Quello era il trucco. Quello era un trucco per far perdere tempo. Ma quale trucco? Ma dai, allora.
parola. No, tu fai perdere tempo a voi cittadini. No, perché voi siete tu di prova che voi siete qua questa sera. Alla mattina alle 8, la prova che voi siete qua questa sera a contestare. Ancora. A tirare fuori dei progetti mai realizzati, come quella, come l'idea di far passare sotto la stazione dei carabinieri della strada. Questo progetto avete proposto un anno fa, città metropolitana. Il progetto che va a Milano l'hai bloccato tu. L'hai bloccato perché tu hai detto che i miei cittadini vanno a Malpensa, non a Milano. E l'hai detto all'inizio. Allora, la città, perché te è importante la Confindustria, perché deve andare a Malpensa. È inutile che fai l'incantatore di serpenti. Non faccio l'incantatore. Qui non puoi prendere in giro nessuno. Tu hai fatto l'incantatore di serpenti con i tuoi cittadini. E adesso tu le devi dare risposta ai tuoi cittadini, perché non vanno a Milano e si fermano. Allora, guarda, basta che stasera si dice, voi dite, ci va bene la circonvallazione di Abbiategrasso e il collegamento e siamo tutti felici. Ma voi non lo direte mai, perché voi dovete intendere in giro. Il punto è questo, ma la verità è che voi non avete diciamo la verità. Il progetto è sempre stato quello. Allora, punto. Se fai attimino tacere, dico com'è. No, hai parlato sempre te, devi c'era un progetto originario di 400 milioni che era Milano. L'abbiamo già detto quattro volte, l'abbiamo già detto 400 volte. Loro, siccome che non volevano il progetto, ma loro chi? Io non c'ero neanche. Ma che stai dicendo? Saltava tutto il progetto. Certo. Meno male che la Regione Lombardia ha messo ordine e ha detto, visto che il pezzo che dalla 494 va verso Milano non si fa, visto che povera Vigevano è tagliata fuori, la Regione Lombardia ha avuto il buon senso dire facciamo la Vigevano Malpensa, perché facendo la Vigevano Malpensa viene in automatico la circonvallazione di Abbiategrasso e con la circonvallazione di Abbiategrasso va a collegare la 494 scavalcando la città senza più semafori e code. A questo punto a voi vi è rimasta in mano la peppa di un pezzo che vi passa sul territorio e vi arrabbiate. Il problema è che il vostro territorio, 5.000 abitanti, qua ci sono. Voi. Stiamo parlando di una infrastruttura giudicata da decine di amministratori. Arrivate a 5.500 abitanti. Cassinetta ne avrà, cosa ne ha? 1.400. Allora, ci sono 6.000 persone, cioè 3 milioni e 8, 6.000 persone, qua c'è 3 milioni e 8 a 30.000. Cioè, sindaco, cambiamo le acque, volevo sentire il sindaco di Magenta che è stata zitta fino ad oggi, fino adesso. Però, quello che voglio dire è che comunque ci sarà anche un progetto, ma hai parlato per ora, adesso so. Allora, stiamo anche parlando di questo progetto, giudicato da varie amministrazioni, sta dicendo, sta di fatto che questo progetto, così com'è, adesso è stato approvato da tutte queste nostre amministrazioni del sì. Io ho una delibera di consiglio comunale votata all'unanimità sul fatto che questo sia un progetto funzionale, quindi vuol dire che tutto quello che c'è stato di pregresso potrà anche andare bene, e sicuramente è stato, ma stiamo parlando di questo progetto che per questi territori in questo momento va bene così com'è, risolve i problemi per i nostri territori, chiaramente noi siamo qui a parlare, per noi va bene così com'è, per me, per Magenta, per Ponte Nuovo, risolve un problema che è annoso, i cittadini l'aspettano da anni, da 15 per anni non va bene, per Boffalora non va bene, c'è semplicemente dica la verità, per Boffalora va bene o non va bene? Per Boffalora c'è una miglioria sulla variante, ma non c'è nessun problema, siamo disponibilissimi. Loro hanno detto assolutamente sì al progetto, sì al progetto con le migliorie sulla variante. Piottini, è sempre stato detto così. Trezzani di Boffalora dice sì al progetto, va bene sì o no? Certo, sì al progetto con migliorie sulla variante. No, mi dica, e noi ci siamo sempre dichiarati disponibili. Va bene. Certo, gli ha detto sì al progetto con migliorie sulla variante Ponte Nuovo. Ma che migliorie? Ha chiesto lo stralcio. Hanno chiesto lo stralcio, una delle ipotesi. Dopodiché vogliamo vedere come esce dal CIPE con lo stralcio?
scommettiamo che esce dal CIPE con lo stralcio la parte di Boffalora. Allora, Magenta si è espressa, lo diciamo davanti a tutti. Questo sarà un serio problema, perché Magenta si è espressa chiaramente e il territorio di Magenta è molto più grande, comunque la dirigenza allora, è quella. Non va bene a Boffalora. E noi ci siamo espressi per il fatto di dialogare per la miglioria della variante. Migliorie, non può fare quelle migliorie. Ma come può fare le migliorie? Non le può fare, gliel'ha detto Anes in quella sede lì, deve chiedere lo stralcio. E quando chiede lo stralcio vuol dire che non gli va bene a Boffalora. Diciamo la verità, a Boffalora non va bene. Allora, quella variante è fondamentale per noi, è stata inserita nel progetto. Non va bene. È stata proposta anche da Anas e anche a Roma che le migliorie erano possibili. Ma state dicendo tante cose che non sono vere. No, non è vero che non sono vere, era lì anche lei a Roma Piottini, quando comunque Anas ha detto che erano disponibilissimi a ragionare sulla variante di Montenuovo non è vero, quando e anche Regione Lombardia è disponibile a ragionare sulle migliorie. Quindi, quando hanno capito che erano modifiche sostanziali non l'ha più fatto, perché comunque se no inficiava tutto il progetto e quindi devono toglierlo assolutamente, quindi lo tolgono. Non devono toglierlo assolutamente, basta dialogare con il territorio, con la Regione per migliorare quella tratta. Sulla proposta che avevamo condiviso, quindi, io sono d'accordo con Boffalora, ha ragione, non funziona, ha ragione. Ci sono assolutamente possibilità di migliorare la variante e poi Boffalora è in grado di migliorare la variante e su quello non ha mai posto nessuna. Sindaco, anche su questo l'accordo tra Boffalora e Magenta per la variante di Ponte Nuovo era contenuto in quella proposta, tant'è che se lei va a guardare tutti i verbali degli incontri che abbiamo fatto anche a Roma, alla presenza del Ministero, allora era la dottoressa Segnalini, lì noi abbiamo ratificato l'accordo tra per la variante di Ponte Nuovo tra i due comuni ed è stato siglato ed erano d'accordo tutti. Quindi quando io dico che la soluzione del Ponte Nuovo c'era, è la verità, esattamente come la soluzione delle cinque strade. Quindi Sindaco, noi dobbiamo sforzarci tutti proprio, di provare a trovare una soluzione che risponda alle domande dei cittadini. Io ci ho messo tutto quello che potevo metterci, progetto, incontri, io ho fatto decine di incontri tra ANAS, i tecnici della Regione Lombardia e i tecnici di ciascuno dei vostri comuni, e siamo andati avanti un anno e avevamo trovato un punto di mediazione che era il punto di mediazione più alto, perché ha ragione lei, non sono mai stati d'accordo, ma in questo caso era 10 d'accordo, uno in disaccordo, io avrei voluto anche l'accordo di quell'uno. Però nessuno di noi, certamente non io, certamente non il Consiglio Metropolitano, sono contro un'infrastruttura. Noi siamo favorevoli a fare l'infrastruttura. Chiediamo che sia fatta bene e che sia utile. Quindi è la risposta anche ai suoi cittadini e non è una parte o l'altra. Tutti ci devono ascoltare. Io vi devo fermare. Io siamo giunti. Suona il gong. Siamo giunti alla fine del talk show. Io per concludere volevo leggere questo ultimo telespettatore che ci si iscrive, che proprio perché l'esigenza è davvero forte di questa strada, se eravate tutti d'accordo, iniziamo a fare dal ponte del Ticino alla circonvallazione di Abbiate Grasso. Oh, per la Lomellina sarebbe già un successo così. Io chiudo qui con questo messaggio di un nostro telespettatore, perché dimostra davvero l'esigenza che hanno i cittadini del territorio lomellino. Quindi io ringrazio prima di tutto i nostri ospiti per aver animato così questa serata, ringrazio Paolo per aver dato questo apporto in più questa sera, io vi saluto, vi do l'appuntamento alla prossima settimana e vi auguro ovviamente buonanotte.